vento contro. Il titolo è tutto un programma. Tutto un programma, è tutto dire. Ci vuoi un po' raccontare la tua esperienza come NAFA e soprattutto la voglia di varcare come l'impossibile. Finché nessuno lo fa e rimane impossibile. Vabbè, intanto buongiorno a tutti, grazie. Intanto grazie ad Alberto che è il colpevole di questa, di questa mattinata, di questo momento insieme. Io ho pensato, io mi chiamo Daniele, ho 32 anni, quest'anno ne faccio 33, sono cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa e ho vinto 22 titoli mondiali nello sci nautico, 25 titoli europei, poi vabbè, a parte fare il figo, comunque ho le cose più importanti che ho pensato di portare a voi sono diciamo 3 o 4. Il primo è quello della responsabilità, cioè quanto quello che ci accade dipende da noi e quanto dipende dalla sfiga, dalle intemperie, dal campo brutto, dalla scarsa visibilità. Io sulla scarsa visibilità non potevo lamentarmi, però sul resto sì. Io racconto sempre che quando sono nato, insomma, all'inizio l'idea era di cercare una medicina, cercare una cura per il mio problema. Quindi quando poi abbiamo finito tutti i medici della zona, abbiamo iniziato con i santuari. A volte noi ci appelliamo a qualcosa che non abbiamo pensando che in quel modo la nostra vita sarebbe migliore, cioè, se fossi più alto, se il mio cane fosse più pronto, più forte, se i miei genitori non mi avessero educato in modo diverso. Cioè, l'idea è che la proiezione di ciò che non siamo sia migliore di quello che siamo. E questo è un grande errore. Intanto la proiezione è frutto della nostra fantasia. Quello dice: quando guardi oltre tutto è possibile. Il focus è sulla difficoltà. Se siamo concentrati sulla difficoltà, ovviamente non possiamo vedere le strade aperte, non possiamo vedere le possibilità che abbiamo. Ecco, lo sport è uno straordinario strumento. Nel libro scrivo una lettera d'amore proprio allo sport, perché nello sport uno deve far vedere quello che sa fare. E questo è importante, perché appunto concentrarsi su ciò che non si ha poi ci fa dimenticare la parte mezza piena del bicchiere. Ho perso un sacco di gare quando legavo al risultato l'idea che avevo di me. Troppe volte all'errore, alla sconfitta, voglio dire, ci attacchiamo dietro un senso di dolore emotivo, di inadeguatezza, e questa cosa ovviamente condizionerà sempre di più l'andamento. Quindi sganciarsi il più possibile proprio emotivamente dall'andamento del risultato è importante. Questo come si fa? Io ho cercato di farlo volendo bene a Daniele. È un po' strano che noi ci fidiamo di un autista di un pullman, ci fidiamo del pilota di un aereo, ci fidiamo di un sacco di persone che non conosciamo e facciamo fatica a fidarci di noi stessi e di chi ci vuole bene. Insomma, un consiglio che mi sento di darvi è: non perdete mai la voglia di dare fiducia alle persone, perché è un peccato che a persone, ai cani, a tutte le situazioni, perché è un peccato che una persona condizioni le nostre scelte nel futuro. Stando bene voi, fate un favore anche a tutto il gruppo. La carriera, chiaramente è anche importante non sentirsi mai in carriera, perché poi prendi sotto gamba le cose e certo. Ti scrivo nel libro: se le cose le prendi sotto gamba, prima o poi ti fanno inciampare. Quindi loro hanno un mondiale fra un mese circa. Siete agitati? Oggi gli ho comunicato che saranno tutti titolari, quindi non ci saranno riserve. E quindi cosa vogliamo dire? Guarda, io due cose. Intanto prendere l'allenamento è gara, sia da un punto di vista tecnico ma anche emotivo. Quindi questo sicuramente è il primo consiglio, cioè proprio di creare la preparazione, la concentrazione, come se foste in gara, e di creare appunto degli ancoraggi che per ognuno saranno diversi, positivi, cioè divertitevi. Lo sport è bello quando è divertimento. Voi comunque siete qua perché volete, cioè avete quantomeno iniziato questa cosa perché vi è divertito. Non fatevi portare via questa sensazione qua, non fatevi portare via la gioia di farlo, perché se ve lo siete meritati, adesso avete il diritto ma anche un po' il dovere di viverlo come una bella esperienza, una bella situazione, un bel momento, perché vi siete fatti un mazzo così e quindi meritate di fare questa cosa. E questo pensatelo sia quando vi allenate, quando fate l'allenamento, e anche quando c'è proprio il momento della gara. Cioè, il mio augurio più grande, al di là di chi vincerà e di chi farà meno bene, è di divertirvi. Se pensate a divertirvi, comunque sarà un'esperienza che vi ha arricchito.
Jamendo.com.